Filippo Capellupo, presidente regionale dell'Umpli Calabria. Siamo qua a Gizzeria per l'undicesima edizione del premio Caposuvero. Sì, intanto voglio ringraziare Giuseppina Fragale e tutto il direttivo. Undicesima edizione significa che per 11 anni abbiamo avuto serate come questa, che vedrete poi sulla registrazione, con degli ospiti eccezionali. Abbiamo avuto l'opportunità perfino di dare un premio al procuratore Gratteri, poi l'abbiamo avuto come ospite, abbiamo avuto dei generali, abbiamo avuto veramente le persone che ogni anno lasciano il segno nella lotta contro coloro i quali vorrebbero rovinare la nostra regione. Io voglio dire solo questo: noi abbiamo una regione che è bellissima. La pubblicità che è stata fatta in passata era soltanto quella delle prime pagine, con delle disgrazie dovute a uomini contro uomini. Bene, attraverso persone come quelle che noi premiamo in queste manifestazioni, noi stiamo cambiando la Calabria e stanno cambiando anche gli uomini, stanno crescendo i nuovi giovani che sanno che devono star lontani da certi ambienti e che devono in questa regione fare un lavoro che probabilmente non siamo riusciti a fare bene noi, ma far costruire questa regione più bella, più culturale di tante altre, farla costruire anche sul piano dell'immagine. E questo noi lo vogliamo insieme con tutta la Calabria.